Siamo pronti per trasferire le api dalla Swarm Trap alla nuova arnia, però volevo farvi vedere le nuove nate qui al Super Sciame. Penso che l'arnia è diventata piccola per queste. L'anno prossimo, se non quest'anno, sciamano sicuro. Andiamo avanti. Eccoci qui, già abbiamo messo l'arnia nuova al posto dell'altra, infatti c'è già un po' di confusione. E che cazzo? Ciao, però. Allora, cominciamo. Certo, qui siamo un po' più sacrificati. Allora. Questa, non avendo la finestra, non ho proprio idea di come sia messa. Adesso vado a vedere fino a dove sono le barre, quanto hanno costruito. Anche questa aperta una volta sola. Andiamo a vedere un po' come combinare. Ma questo è il primo, perché loro hanno costruito da sotto, quindi loro non la stanno prendendo per nulla bene rispetto alle altre. Cominciamo il trasferimento. Molto covata, devo dire che sono piccole ma produttive. Adesso ce le metteremo dentro. Barre del cristallo è abbastanza terribile. Non sono neanche tre lì. Questo perché sono alte come gli stelli, porca miseria. Vabbè. Scusate. Adesso che non è quello da regina. Qui ci abbiamo provato. Ho fatto questi malloppi. Questo ci valga direzione che anche la Swarm Trap
deve essere abbastanza preciso, perché sennò quando si fanno i trasferimenti c'è questa cosa. Diciamo che era una prova. Sembra che capire come funziona. Che cacchio. Mamma mia. Stanno arrabbiando giustamente perché sto dando le botte. Se sono le barre troppo fine sbatto dentro. Qui poi c'è la regina. Non c'è molto male, non mi interessa. Invece subito eccola, eccola regina. Avevo ragione quando si sono cavolate in questa maniera. Dove sta? Eccola, guarda che bella. Questa anche non so da dove è arrivata, infatti le mie di solito hanno le macchie, queste no, hanno solo Severino nero. Bella cicciotta, eh? Ok, mettiamola a posto. Aspetta, c'è la porta, no? Ecco qua. Almeno siamo tranquilli che la regina è dentro. Questo è un po' di più.
Questo è l'ottavo. Non mi aspettavo di più, ma ci speravo. Vabbè, rispetto alle altre, considerando che quelle che sono arrivate dopo di questa hanno costruito quasi il doppio, questa non è una famiglia super produttiva, però erano poche effettivamente. Farà meglio l'anno prossimo. Sicuramente. Qui stanno cominciando a costruire il nono, eh? Qui stanno provando. Qui sono altri che stanno. Maniale. Questo non lo tocca mettere, ovviamente. Queste che si sono attaccate, però gli altri no. Ecco, abbiamo chiuso appena adesso, però c'è un po' di studio, ma vedo che già sono abbastanza convinte. Devo dire che l'arnia frontale mi piace proprio, è proprio bella. Ho fatto delle modifiche, ho fatto anche un'entrata, tre entrate centrali, perché quando l'arnia sarà piena, per le bottinatrici fare tutta la lunghezza dell'arnia comunque ci vorrebbe tempo e fatica. Magari infatti già la usano, anche perché il nido per ora è nella parte posteriore, quindi piano piano si ingrandirà. Adesso avanti hanno molto spazio, quindi potrebbero preferire passare di là, poi vedrò. Al limite apro ancora un altro buco da quel lato. Ciao a tutti.